Salve ragazzi, benvenuto in questo nuovissimo video. Una bella canzone. Cara per giungere qua, arrivati da mille città. Sentiamo 100.000 re e la tua maglia d'oro è pronto e nessuna tua mai. Juve con tu, sempre di più. Sentiamo Juve! Abbracciare insieme il mare al sud, accendi il cuore di tutta l'Italia, di passione per te. Sta Juve! Salve ragazzi, di nuovo salve, benvenuti in questo mio nuovissimo vlog video, come lo volete chiamare tutti. La Juve, come ho detto ieri, ha perfezionato in questi tre nuovi acquisti i turni e avrà Morata. Siamo ancora più forti dello scorso anno. Vuoi che ripeta che siamo più forti dello scorso anno? Perché credo di sì. Ora vi dico la formazione, penso che farà scendere il nostro mister in campo. Intanto giocheremo con il 4-3-3, credo. Buffon, Chiellini, Bonucci, Ogbonna, Casares, Asamoah, Marchisio, Potoin, Marotta, Madonna che squadrone. Che squadrone. Se ne abbiamo uno squadrone, veramente abbiamo uno squadrone. Iturbe, grande acquisto, Iturbe, grande acquisto anche Morata, ed è veramente la Juve scatenata in questo ultimi due giorni, si è scatenata veramente la Juventus, siamo sempre più forti, credo. Ah, una cosa da sottolineare, il Barcellona ha acquistato il Conte Dracula, il vampiro, l'uomo che morde a tradimento. Quello che ti hai pizzato ti stacca la carne, Suarez. Madonna santa. Dobbiamo avere paura, speriamo non becchiamo. Non lo becchiamo. Perché stavolta si mangia Chiellini, se lo sbrama Chiellini. Si mangia Giorgio Chiellini, stavolta il grande Suarez. Comunque buon colpo, dai. Sanchez ha lasciato il Barcellona, è andato all'Arsenal. Però non ci stiamo lamentando. Anche se così ne più credo che dobbiamo fare, perché ancora non è finita la Juventus, si deve fare qualche acquisto migliore. Vabbè, la formazione c'è, dai, cazzo, c'è Tevez, Iturbe, Morata, l'attacco, Llorente, centrocampo perfetto, veramente un centrocampo, non si può parlare, la squadra è buona. Sì, la squadra è... Lo sto facendo proprio in diretta il video, così leggo tra il calciomercato, cose di internet e i saluti. Ce lo sto facendo in diretta il video. Non so, forse per adesso faranno un po' schifo i video, perché vabbè, sono i primi video che faccio, ma vi prometto, vi farò divertire quando farò i video in diretta, quando ci sarà in campo la Juve. Credo che scenderà in campo con il 4-3-3, come ho detto prima, Buffon in porta, Chiellini, Bazzagli, Bonucci e Vrà. Io direi Bonucci comunque, centrocampo, Pogba, Vidal, speriamo che restino, Marchisio, Samo, Pirlo, certo Pirlo, togliendo, vediamo, lo sto mettendo in panchina Marchisio, ma io credo che Vidal stavolta, no, fra Vidal e Pogba partirà, perché
Ho letto su Facebook una cosa che un po' mi ha fatto dispiacere, ma so che stanno cazzate le media. Si è visto Pogba in un hotel o in un pub e a Londra, se c'è la foto, e si è anche staccato il contatto della Juve, ma questo non significa un cazzo, chi è, se n'è andato, ma Pogba. Eppure se ne va, 75 milioni di euro. Non si possono rifiutare, ragazzi. Ci dobbiamo mettere questo in testa. 75 milioni di euro non si possono rifiutare. Anche se il giocatore è forte, è fortissimo la Juve, dai. Può diventare ancora più forte crescendo. Ma intanto 75 milioni di euro sono difficili da rifiutare. Poi se come ha detto Conte, non dobbiamo vendere nessuno e fare la squadra più forte, certo, non ti puoi vendere Pogba o Vidal. Ancora, dai, ci siamo tolti Peluso e Vucinic. Ancora adesso sono 5 pacchi. Padoin, via. Isla, via. Quagliarella, via. Giovinco, via. Ogbonna, lo vendrei anche, via. Sopra tutti questi 5, credo, 20 milioni le beccheremo fra Giovinco, credo costerà 10. Ogbonna, tiriamo, massimo 8. Isla, dai, perché da 20 milioni di euro li possiamo fare, possiamo ancora acquistare un altro giocatore buono, che facciamo il 4 elemento e fanno la Juve ancora più forte e competitiva in Champions League. Questa l'altra volta mi sono fatto bene un po' dall'entusiasmo, ho fatto un video dove ho detto la Juve mette in secondo posto lo scudetto, io ho sbagliato, perché ci dobbiamo contare sempre di quello che vinciamo. Se vincevamo un'altra volta lo scudetto non era da buttare, perché ricordiamo dove eravamo qualche anno fa, eravamo nel cesso, diciamo la verità, eravamo nel cesso, perché ci hanno mandato in Serie B e poi abbiamo dovuto rifare una squadra, questo è vero, e perciò, ma prima però di vedere prima che ci mandassero in Serie B avevamo uno squadrone. Io forse mi sono esaltato, ho detto la Juve può vincere la Champions quest'anno, lo scudetto in secondo piano, ma ho sbagliato. La Juve dove può arrivare vince, se vince sempre migliore, sapete bene. Ora, se il video vi è piaciuto, pollice in su, se il video non vi è piaciuto, pollice in giù, condividetelo e iscrivetevi al mio canale. Sempre solo Forza Juventus! Ciao ragazzi!